Cari amiche e cari amici di Tavola Calda, bentornati anche oggi in Tavola Calda per un altro consigliuccio manga che vi vogliamo dare su una serie divertente, scorrevole, romantica, piacevole da leggere, cioè Itazura Nakis di Kaoru Tada, un'autrice purtroppo scomparsa molto giovane a 39 anni nel 1999 per un tragico incidente domestico, conosciuta in Italia più che altro per la versione a cartone animato della sua famosa opera Love Me Night, ovvero Kiss Me Licia, ma conosciuta in Giappone, a dire la verità, più per questo Itazura Nakis che per Kiss Me Licia. Un'attrice bravissima, fra l'altro un'attrice di manga shoujo della quale si parla un po' poco, perché al giorno d'oggi si tende più a parlare di quelle autrici, anche giustamente, che forse hanno dato più le cui opere hanno innovato il genere, hanno portato delle cose particolari come la Ikeda, la Takemiya, la Moto Agio. Però ci sono delle autrici di manga tradizionalmente shoujo, come per esempio Yumiko Igarashi, oppure come la stessa Kaoru Tada, che hanno fatto opere bellissime. Della Tada vi porteremo sicuramente, vi faremo vedere delle altre cose, sicuramente per esempio vi vorrò far vedere una sua opera che si chiama Deborah la rivale, che anche è molto bella, ma la stessa Love Me Night, Kiss Me Licia, è bella, e ce n'è anche un'altra molto bella che si chiama Mia Paradise, ma ne parleremo in separata sede. E adesso do la parola al mio me stesso dell'altra telecamera per dare un'occhiata più da vicino e nel dettaglio alla nostra opera Itazura Nakis. Dunque, cari amici di Tavola Calda, vediamo un poco nel dettaglio questo Itazura Nakis della nostra cara Kaoru Tada. La trama del fumetto è molto semplice, la trama di questo manga. Abbiamo una ragazzina 17enne, Kotoko Ayara, che è una ragazzina, diciamo, che non ha molto successo, una di quelle che viene definita in genere una stupidotta, quelle là che ne so, non riesce a fare i problemi di matematica e va in panico, che subito va in escandescenze per qualsiasi cosa tenta di fare anche al di fuori dell'ambiente scolastico risulta un fallimento, tipo cucinare delle cose. Quindi diciamo una ragazza che non riesce a fare niente e sembra anche un po' stupidotta, come dicevamo prima. E tant'è vero che addirittura, diciamo, la sua classe è l'ultima in graduatoria, nella graduatoria delle classi più diligenti della sua scuola, proprio a causa delle sue mancanze, perché lei è troppo ignorante. Però questa ragazza, la nostra cara Kotoko, nonostante sia una ciuccia, praticamente ha messo gli occhi su il genio della scuola, praticamente un ragazzo che si chiama Naoki Irie, che è proprio la superstar della sua classe e della scuola, perché si dice che sia proprio un genio fuori dal comune e che abbia il quoziente intellettivo tipo a 200 o superiore, e quindi è il più geniale di questa scuola. Non solo è uno studente eccezionale, ma è anche uno che ha un aspetto bellissimo, una donna, e ovviamente una capacità atletica fuori dal comune, quindi è, come dire, è un oggetto di ammirazione universale. Chiaramente anche a Kotoko, nonostante lei sia una ciuccia, le piace Naoki. E Kotoko è anche sfacciata nella sua ingenuità, quindi che fa? Gli confessa subito i suoi sentimenti, soltanto però che viene brutalmente rifiutata da Naoki, perché Naoki è anche superbo, essendo avendo tutte quelle qualità, è superbo e dice che le ragazzine stupide come la nostra povera Kotoko non gli piacciono. A questo rifiuto la nostra Kotoko decide di dimenticare, in un impeto di orgoglio, decide di dimenticarsi questo Naoki. Però il destino vuole diversamente, perché che succede? Succede che accade un terremoto che distrugge la casa di Kotoko. La famiglia di Kotoko si trova senza sapere dove andare ad abitare, e il caso vuole che i padri di Kotoko e Naoki fossero amici da sempre, praticamente avendo frequentato
frequentato lo stesso liceo 30 anni prima. Quindi Kotoko con tutta la sua famiglia si trasferisce a casa di Naoki, dove vengono tutti quanti accolti benissimo praticamente da tutti, tranne lei, da Naoki, che si oppone subito alla sua presenza, sta tutto infastidito, anzi le intima chiaramente a scuola di non dire niente che sta a casa sua, perché lui non vuole avere niente a che fare con lei. In più, a peggiorare le cose, c'è il fratello minore di Naoki, Yuki, un grandissimo personaggio, un bambinetto di terza elementare con un'intelligenza pure lui fuori dal comune, che anche, diciamo, condivide questo disprezzo del fratello maggiore per Kotoko. E anche altri personaggi contorno, per esempio c'è la mamma di Naoki, che invece apprezza il fatto che vuole progettare praticamente una relazione tra Kotoko e suo figlio Naoki, però comunque risulta un personaggio fastidioso, perché sempre ficcanaso, mette il naso dove non lo dovrebbe mettere, e quindi diciamo tutte queste loro costanti intrusioni nella vita della nostra Kotoko ci ricordano, ci fanno capire di quanto sia imbarazzante questa situazione. Il fumetto è veramente divertentissimo, ci stanno un sacco di colpi di scena, anche assurdi a volte, però cioè diciamo che l'impostazione di tutto il fumetto, che mette un po' a dura prova la credulità del lettore, però diciamo la storia è così divertente, e anche tutti i personaggi secondari sono talmente tratteggiati in maniera simpatica e divertente, che secondo me è una cosa che si perdona tranquillamente al manga. Per esempio abbiamo il fratellino, quello di cui ho parlato prima, Yuki, che a parte avere questa intelligenza fuori dal comune, è anche un personaggio particolare, perché lui, da quando Kotoko viene ad abitare nella sua casa, riempie un diario in pratica di osservazione su questa ragazza, vedendo tutto quello che fa, come si comporta, tutte queste cose, una specie di studioso di Kotoko. Oppure c'è una serie di amici della classe di Kotoko, che sebbene ogni personalità di questi sia un po' monodimensionale, tutti quanti insieme fungono un po' da coro greco, come se fossero un saggio, un vecchio saggio che giudica un po' le azioni di Kotoko, sia a volte tifando per lei, sia a volte biasimando il suo comportamento impulsivo e stupido. E che altro dire? Ah, e ovviamente anche diciamo l'accoppiata del primo della classe con l'ultima della classe alla fine risulta ben coordinata, ben congegnata, perché Kotoko, nonostante sia diciamo dall'inizio del manga additata come stupidotta, in realtà ogni suo stratagemma, ogni sua cosa che mette in atto per riuscire a conquistare il suo innamorato, comunque rivela una certa intelligenza di fondo, una certa prontezza, e quindi diciamo i due sono più vicini di quanto all'inizio si potesse immaginare. Come disegni, l'opera della Tada è molto funzionale alla storia, ci sono layout semplici, un'attenzione ai dettagli dello sfondo minima, direi, a parte occasionali cose un poco più articolate, e i personaggi sono disegnati in maniera molto efficace, secondo me. Ogni membro del cast ha la sua personalità, che è ben incapsulata in queste semplici forme e linee che la Kaoru Tada disegna. E anche il fatto che i personaggi abbiano questo aspetto un po' ruvido e incompiuto si presta al tipo di deformazioni facciali e corporee di quando succedono i fatti nelle commedie romantiche shoujo, sapete, quando all'improvviso c'è o la paura o l'amore che si deformano le facce. Succedeva pure, che ne so, nelle cose più comiche tipo Dr. Slump e Arale. E quindi diciamo Itazuna Nagisa è una serie che mi sento di consigliare assolutamente, perché è una commedia leggera
che fa divertire, e soprattutto come in diverse opere di Cavarutada, diciamo, la commedia è qualcosa di più di farsi qualche risata, cioè tutto questo, queste gag, anche lo slapstick, le cadute, le umiliazioni dei personaggi fungono sempre da catalizzatori per una autoriflessione, una crescita dei personaggi stessi, e aiutano anche, diciamo, a far sembrare plausibile determinate storie che forse plausibili proprio non sono, come il fatto che il primo della classe e l'ultimo della classe possano casualmente andare a abitare sotto lo stesso tetto ed essere fatti l'uno per l'altra. Quindi altamente raccomandato, ragazzi, Itazura na Kiss di Kaoru Tada. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, se vi piace Tavola Calda, mettete like, spolliciate, mettete la campanella, lasciateci un commento, e noi ci vediamo alle prossime puntate di qualche video di Tavola Calda. Bacioni!